È venerdì 3 maggio e questa è la settimana in news. Durante la sua ultima riunione, la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 23 anni. Il motivo? L'inflazione è ancora troppo alta negli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, infatti, c'è stata una mancanza di progressi verso il target dell'inflazione al 2%, spiega la Banca Centrale USA. Chiudere le centrali a carbone entro il 2035 è l'impegno più significativo preso dai paesi del G7 durante l'ultimo vertice su clima, energia e ambiente a Venaria Reale. Lo stop graduale al carbone, si legge nelle conclusioni, dovrebbe avvenire entro il 2035 o comunque in un calendario coerente con il mantenimento del limite di 1,5 gradi di riscaldamento globale. Una sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello scorso anno. Stop quindi ad eventuali deroghe a fine 2024 per le concessioni delle spiagge ai balneari. Quello che è necessario, invece, secondo la sentenza, è procedere con le gare, come previsto dalle indicazioni della Corte di Giustizia europea, per assegnare le concessioni in un contesto realmente concorrenziale. Secondo il Codacons, il boom dei prezzi di cacao e caffè sui mercati internazionali potrebbe portare a brutte sorprese per gli italiani al bar. Ipotizzando un rincaro medio dei listini al dettaglio del 5% come effetto dei rialzi delle materie prime, i consumatori andrebbero incontro ad una nuova stangata da 510 milioni di euro solo per i consumi di caffè e cioccolato. Italiani sempre più in difficoltà con le prenotazioni delle visite sanitarie. Liste d'attesa infinite, agende spesso chiuse nonostante sia vietato dalla legge, strutture ospedaliere troppo lontane da raggiungere e difficoltà con i CUP. È il quadro tracciato da un'indagine di Altro Consumo, secondo la quale 9 intervistati su 10 hanno problemi con le prenotazioni e la metà si rivolge ai privati.